La lezione di filosofia di oggi è dedicata a Seneca. Cogliamo l'occasione della traccia data al liceo classico dal Ministero dell'Istruzione per affrontare un autore, un letterato, ma anche un filosofo che ha avuto sicuramente un peso importante nella storia della cultura latina e dunque della cultura mediterranea, europea e occidentale. La lezione di oggi si strutturerà in due modi. Innanzitutto partiremo dal commentare la seconda prova, la traccia del liceo classico, e poi vedremo alcuni spunti filosofici di più ampio respiro collegabili al pensiero di Seneca, che è un filosofo stoico che però porta dentro il suo pensiero anche elementi neopitagorici ed epicurei. Dunque, se lo stoicismo è prevalente in Seneca, vedremo insieme che siamo pur sempre di fronte a un autore eclettico. Prima di iniziare il commento alla seconda prova, alla lettera dunque a Lucilio, vorrei solo esprimere una mia personale riflessione sulle tracce date dal Ministero in questi giorni. La prima riflessione è ovviamente dedicata alla prima prova, al cosiddetto tema, al vecchio tema. Le tracce erano per alcuni aspetti banali, perché tre tracce dedicate al tema progresso, scienza, robotica testimoniano una scarsa inventiva, fantasia e originalità del Ministero, il quale, quando non ha un po' il coraggio di osare per provare a portare i ragazzi a ragionare su temi di natura letteraria, artistica, politica, economica, un po' più anche originali o impegnati, si rifugia nel vecchio discorso: la scienza, con qualche limite, però ci salverà. Il futuro è sempre soltanto appannaggio della scienza. E poi la traccia sul caprone, questo è veramente un po' il senso dell'ipocrisia del mondo in cui viviamo. Caprone è un grandissimo poeta, è un gigante della poesia del Novecento italiano, e l'ode da canalizzare e commentare è semplice, ma al contempo lungimirante, profetica, perché è simbolo dell'ipocrisia dei tempi in cui viviamo. Innanzitutto perché arrivare a fare Caproni, nonostante non ci sia più un programma ministeriale ben delineato, è pur sempre complesso, perché il taglio delle ore, i tanti allievi per classe, perché le ore sempre più dedicate a progetti, eccetera, eccetera, fa sì che le ore di didattica in classe siano sempre di meno, e dunque arrivare a fare approfondimenti sulla letteratura della seconda metà del Novecento è comunque molto molto difficile. Poi noi insegnanti dobbiamo ingegnarci, inventarci percorsi che possono portare i ragazzi ad aprire porte, a intraprendere dei sentieri di contemporaneità, però effettivamente dare un autore così contemporaneo, tra l'altro un poeta, è sicuramente poco poco lungimirante. Può essere un'occasione affinché noi insegnanti il prossimo anno ci dedichiamo anche alla poesia del secondo Novecento. Ma poi c'è un'altra ipocrisia di fondo. L'ipocrisia di fondo è questa bella traccia poetica su un tema ambientale, di denuncia bellissima anche alle ipocrisie di coloro che osannano la ricerca del profitto danneggiando la natura. E nei versi Caproni dice che è ipocrita dare il titolo di cavaliere del lavoro a coloro che sfruttano la natura, inquinano, la distruggono. Allora, cari miei ascoltatori, telespettatori, quale cavaliere del lavoro, che sia stato appunto inciso tra i titolo, non ha operato, soprattutto nel nostro bel paese, negli anni 50 in avanti, sfruttando l'ambiente, facendo
soprattutto del dio profitto, la stella polare, il proprio operare? Quasi nessuno. Pertanto parlare di caproni è bello anche in questo caso, profetico, politico, in un mondo, in un contesto politico-sociale che va in tutt'altra direzione. Però, ripeto, possiamo prendere spunto da queste tracce e cavarcene qualcosa di positivo con sempre l'impegno, rimboccandoci le maniche, sapendo che la scuola ha questa missione, deve tendenzialmente occuparsi di tutto e deve tendenzialmente occuparsi di tutto in direzione ostinata e contraria rispetto a quello che è tendenzialmente la strada intrapresa al mondo. Faccio ancora due esempi: dobbiamo educare alla responsabilità in strada, responsabilità nel gioco, né gli alcolici né fumo, quando il mondo attorno a noi va in direzione di grandi star della televisione o del calcio o dello sport che pubblicizzano il gioco d'azzardo online. Quando ovviamente in tutte le serate l'alcol è l'elemento centrale per il divertimento. A scuola, no, tutto deve andare invece in direzione opposta, cioè a scuola deve sostituirsi completamente nel processo educativo a tutta una serie di altri soggetti, detto che questi valori poi debbano essere poi insegnati o meno. C'è chi sostiene che la scuola deve essere assolutamente non più educatrice, i tecnici del sapere. Detto questo, andiamo a Seneca, ho già pagato troppi minuti, e andiamo a commentare la traccia. E usiamo la traduzione che è comparsa oggi sul Corriere della Sera di Franca Gusmini del liceo Carducci di Milano. Allora, la filosofia, ci dice Seneca nel primo verso della lettera a Lucilio, non è una strategia per mettersi in mostra. Cioè non è per la gente popolare, popolo, né fatta per il mettersi in mostra. Dunque Seneca dice già che la filosofia non ha a che fare con il mettersi in mostra, non è fatta per la gente, non faccio filosofia per altri, né non faccio sicuramente filosofia per mettermi in mostra. La filosofia dunque non ha un fine fuori di sé, ma un fine dentro di sé. L'attività della filosofia arricchisce il proprio percorso, la propria vita. Ed è costruita, attenzione, qua stiamo andando in direzione opposta a quello che è l'immagine comune del filosofo, non di parole, ma di fatti. E qua emerge già poi lo stoicismo, di Seneca. Cioè, la filosofia non sono solo parole, ma sono parole che diventano fatti, fatti concreti, cioè azioni, scelte, perché noi siamo le scelte che facciamo. E per gli stoici, ad esempio, tra vizio e virtù non c'è una via di mezzo, è la virtù quella che va perseguita. Il filosofo è virtuoso, non è virtuoso a parole, è virtuoso nei fatti. Anche in questa traccia il Ministero ci dà dei forti, forti spunti per mettere in discussione molto, molto del mondo politico-economico in cui viviamo. E non si pratica per questo fine, cioè per passare la giornata in una forma qualsiasi di piacere, perché si tolga il senso di nausea all'inattività. La filosofia non è un'attività che sorge nell'ozio, dall'ozio. Poiché vi è una sorta di nausea, concetto, noia di Pascal o nausea poi di Sartre, concetto esistenzialista, no? Nel 600 con Pascal e poi nel 900 con Sartre. Ebbene, la filosofia non sorge perché c'è la nausea del vivere, cioè del vuoto della vita, perché c'è l'inattività, c'è un ozio che ci porta ad un vuoto che colmiamo con il fare filosofia. No, la filosofia deve dare forma all'animo e lo costruisce, cioè la filosofia deve fortificare la personalità, deve dare forza all'anima, dà ordine alla vita, cioè governa le azioni.
La filosofia è bussola che orienta l'agire, orienta le azioni, indica con chiarezza, filosofia come lume, come lanterna, come bussola, ciò che si deve fare, ciò che non si deve. Siede al timone e mantiene la rotta attraverso le onde che colpiscono da una parte e dall'altra. La filosofia porta la nave a navigare un mare tempestoso. Fare filosofia serve per prepararsi a quando la vita ci presenterà le onde burrascose. La filosofia, dunque, non va fatta per colmare gli spazi vuoti della nostra vita. La filosofia deve essere un habitus mentale dello spirito, un habitus del nostro vivere quotidiano che fortifica la nostra personalità, la nostra anima, il nostro spirito in modo da non essere impreparati di fronte alle avversità della vita. È il timone, la filosofia, che porta la nave al porto e poi a ripartire da quel porto per andare attraverso altri mari, verso altri porti. Senza di essa, filosofia come maestra di vita, nessuno è in grado di vivere senza paura, nessuno senza affanno. La paura che abbiamo delle malattie, della natura, della morte, dell'ingiustizia, neppure che abbiamo di fronte alla vita che ci presenta sempre degli abissi. E senza la filosofia, senza un timone, una guida, viviamo con affanno e con paura, perché quando i dolori, le infelicità, quando gli abissi si presentano di fronte a noi, quando le onde travolgono la nostra vita, ci accorgiamo della vacuità di tutta una serie di cose che abbiamo accumulato, di tutta una serie di letture stupide che abbiamo magari fatte o di giornate oziose che abbiamo trascorso, dice Seneca. Bisogna sapersi fortificare, prevenire la tempesta, in modo tale da avere poi una guida, un timone che ci portino appunto a vivere una vita senza affanno e senza paura, o meglio, con il minor numero di paure possibile, il minor numero di affanni possibili. Ogni singola ora accadono infiniti eventi che richiedono un consiglio che deve essere chiesto a lei. Ogni momento della nostra vita ci porta a domande, ci porta a dover compiere delle scelte e noi, prima di scegliere, dobbiamo interrogare la nostra compagna di vita, la filosofia. Qualcuno dirà: cosa mi serve la filosofia se esiste il fato? Tutti quelli che dicono: ma esiste il destino, dunque non dobbiamo fare altro che lasciare che gli eventi accadano. No. A cosa serve se c'è una divinità che governa? A cosa serve se comanda il caso? Già che ciò che è stato stabilito non si può cambiare e non ci si può preparare a ciò che non è stato stabilito, ma o una divinità presidia una decisione e ha deciso cosa devo fare, o la sorte non concede nulla alla mia decisione. A cosa serve? Se tutto è già stabilito, se do governa il caso, già che ciò che è stato stabilito non si può cambiare, le cose stabilite non si possono cambiare, accadranno perché debbono accadere, e non si può preparare a ciò che non è stato stabilito, a ciò che non è ancora stato stabilito, che non è ancora deciso, come ci si fa a preparare se non so se accadrà, ma ho una divinità presidia una decisione e ha deciso cosa io debbo fare, o la sorte non concede nulla alla mia decisione. Io non ho nulla che posso in autonomia decidere. Le mie scelte sono talmente limitate da quasi annullarsi. Qualunque sia di queste possibilità, parla Seneca, Lucilio, o anche che siano tutte queste insieme, che tu non abbia la possibilità di decidere perché tutto ha già stabilito Dio, la divinità, o perché nulla è ancora stato stabilito, bisogna dedicarsi alla filosofia. Qualunque siano le possibilità, o anche se siano tutte queste collocate insieme, sia che il destino ci incateni con la sua legge inesorabile, sia che una divinità arbitra dell'universo abbia preordinato tutto.
sia che il caso muova e agita le vicende umane senza ordine, la filosofia deve proteggerci. La filosofia servirà, sia che il destino ci abbia incatenato, le cose accadono perché devono accadere, non posso muovermi, non posso rompere questo destino, queste catene mi accompagnano per tutta la vita, con una legge inesorabile, sia che una divinità sia di fatto l'arbitro dell'universo, dunque ci siano gli dèi che stanno giocando, che stanno producendo una grande storia dentro cui io sto recitando una parte e hanno tutto preordinato. Oppure addirittura che sia tutto caotico, neanche gli dèi, ma il caso, la casualità, il fato che devo accettare, dirà Nietzsche, che è quello più radicale, quello più violento, e agiti le vicende umane senza un ordine, anche se non ci sia nessun ordine all'orizzonte, nessun fine, nessun telos verso cui tutto si muova. Ebbene, la filosofia deve proteggerci, perché ci esorterà a obbedire alla divinità di buon grado, al caso con fierezza. Cioè ci saprà la filosofia accompagnare verso l'accettazione consapevole della razionalità del mondo, vedremo. La filosofia ci porterà a vivere con fierezza, comprendendo le cose che accadono, anche le cose drammatiche, dolorose. Questa ti insegnerà a seguire la divinità, a sopportare il caso, ecco l'elemento stoico, cioè ad accettare il divenire degli eventi, ad accettare la legge del divenire, ad accettare la realtà, ad accettare la natura. In questo Seneca è profondamente stoico. Seneca, nella lettera a Lucilio, ci sta dicendo che la filosofia deve aiutarci a vivere, ci deve aiutare a compiere le scelte e quando queste scelte non sono nostra possibilità, ad accettare la realtà, ad accettare la natura. Seneca, accusato poi di una congiura contro Nerone, sarà costretto appunto al suicidio e lui sceglierà comunque questo suicidio, nel senso che lo accetterà in maniera virtuosa, ribadendo che la grande libertà sta nell'essere in armonia con il mondo, con la natura, e si sceglie il vizio mai, ma si sceglie sempre la virtù. Dunque il suicidio aveva come atto liberatorio, piuttosto che rimanere nella corruzione verso ormai un rapporto con Nerone che si è completamente rotto. Seneca è stato il mentore, diciamo proprio l'educatore, il mentore di Nerone. Poi dopo questo periodo anche di governo più felice, armonioso di Nerone, si allontanerà a vita privata, scegliendo poi la vita privata, questo è un elemento tipicamente, dice, epicureo, abbandonare la politica per cercare la felicità lontano dal dolore delle vicende politiche. Questo ci dice Seneca. La vita è più felice con la filosofia. La filosofia ci aiuta ad affrontare i problemi, ci riporta alla calma, alla ponderatezza, alla saggezza, ci elimina i vizi, l'essere irruenti, essere appunto arrabbiati, l'essere violenti. La filosofia è quella saggezza che ci deve portare a scegliere in maniera adeguata il nostro comportamento, non vivere in maniera affannosa, non vivere, ci diremmo allora, in quest'epoca, no? Di tempi sempre più ristretti per la nostra piacevolezza del vivere insieme agli altri, ma tempi sempre più dedicati al lavorare, allo spostarsi, al consumare, al produrre. Forse abbiamo bisogno di filosofia per ritrovare il senso della vita, per vivere senza affanno. Chiudo dicendovi che sono degli elementi antiepicurei in Seneca, bisogna abbandonare il dolore è una fonte di instabilità. Ci sono degli elementi pitagorici, Seneca conduce una vita moderata, diventerà anche vegetariano, come lo era anche Pitagora, dunque una vita parca nei consumi, modesta nella vita, molto anche rigorosa, un elemento pitagorico, perché l'armonia dell'universo la si coglie se c'è un'armonia del nostro vivere, anima e corpo. Dunque il corpo deve essere in armonia con l'anima per cogliere poi l'armonia dell'universo, l'armonia non è che poi era matematico per Pitagora. Ma gli elementi centrali di Seneca sono quelli tipici dello stoicismo e li possiamo riassumere in questi passaggi.
bisogna trionfare sulle passioni, il dominio sulle passioni, bisogna sempre fare un esame di coscienza, quello che manca noi oggi, un esame di coscienza quando lavoriamo, quando ci rapportiamo con le altre persone, con i nostri studenti, con i nostri colleghi, nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, forse essere stoico, seguace di Seneca oggi è difficile perché si deve fare un esame di coscienza quando magari lavoratori precarizzati, sfruttati, quando io non rispetto l'ambiente, quando io, come avviene, non scoperto l'acqua calda perché ogni anno emergono adesso, no? Donne braccianti nel sud Italia che lavorano per 10-15 ore al giorno, per 15 ore, 1 euro all'ora. Quando scrivo questo, fare un esame di coscienza sarebbe anche importante, ma la coscienza in questo caso ci direbbe delle cose un po' troppo scomode al nostro dire. Lo dicevo, trionfo sulle passioni. Esami di coscienza costante e avere la consapevolezza che l'universo, il cosmo, è attraverso un soffio vitale che è razionalità, è il logos che governa il mondo. E dunque bisogna cercare di cogliere questo mondo e accettare la razionalità del divenire del tutto. La libertà è, quinto punto, entra in armonia. In armonia con l'universo, in armonia con l'universo significa entrare in armonia con se stessi, l'armonia interiore è la più grande libertà e l'armonia interiore ci porta alla felicità, senza armonia interiore, dice Seneca, non c'è possibilità di libertà. La libertà è il bene più prezioso che ha l'uomo e risiede dentro di noi. Per cogliere la libertà però dobbiamo cogliere la razionalità del mondo, la razionalità dell'universo, cogliere che c'è un logos che permea il tutto verso cui noi dobbiamo entrare appunto in armonia e in sintonia. E per far questo ci serve la filosofia. La filosofia è dunque, potremmo dire più che mai oggi, un proprio antidepressivo, fobie, un'antinevrosi. Una buona vita filosofica ci porterebbe ad andare molto molto meno dal dottore, molto molto meno in farmacia.